Bene, allora perché abbiamo fatto questa conferenza stampa? Innanzitutto perché è un po' di tempo che le nostre opinioni non vengono riportate sui giornali, tutti i giorni i giornali locali riportano qualcosa che riguarda il Terzo Valico e ci siamo sentiti in dovere di dire anche noi la nostra, visto che stanno venendo fuori tutte le problematiche, giorno dopo giorno vengono fuori tutte le problematiche che noi avevamo segnalato già anni e anni fa, che non erano state prese sul serio e adesso vengono fuori. Quella più importante di tutti sicuramente è quella della presenza di amianto nei vari cantieri. Allora, premettiamo che secondo quanto abbiamo visto e potuto verificare e studiare in tutto questo tempo, secondo noi siamo solo all'inizio, nel senso che sono le prime avvisaglie della presenza di amianto, hanno beccato qualche filone di roccia verde che diventerà la regola d'ora in avanti, man mano che si va avanti anche per ammissione della stessa regione Piemonte. Quando si inizia a scavare ad Arquata e si è iniziato a scavare ad Arquata a Radimiero, tra un po' si troverà proprio, entreremo nel nucleo delle rocce verdi, nel nucleo delle rocce amiantifere. E allora pensiamo che a quel punto lì la situazione sia talmente ingestibile che l'unico modo per risolverla è quella di fermare i cantieri. Perché diciamo questo? Perché innanzitutto abbiamo visto che la gestione dell'amianto in questo periodo è stata totalmente lasciata nelle mani del COCI, senza nessun controllo da parte né degli osservatori né delle varie amministrazioni. Cosa succede? Che piano piano, come poi spiegherà meglio Francesco, si è rilevata una presenza di amianto che rimane sotto i limiti ancora, anche se non abbiamo la certezza di questo perché i rilievi non li abbiamo fatti noi ma li ha fatti direttamente il costruttore, quindi è il costruttore che dice, è COCI che dice quali percentuali di amianto sono state trovate, e il limite che nel nuovo decreto avrebbe dovuto essere portato a 100 mg per chilo di roccia rimane quello dei 1000, anche per opposizione della signora Yolanda Romano, che è l'osservatrice prima dei lavori del Terzo Valico, che preoccupata per la salute dei cittadini quando si è trattato di eliminare la farsa del camper InfoPoint che doveva girare per tutti i comuni a spiegare che cosa, dobbiamo ancora saperlo perché magari forse se fosse arrivata 6 o 7 anni fa a spiegare quello che succedeva forse sarebbe stato meglio. Ha detto che ha dovuto sospendere questa campagna per l'incolumità dei cittadini. Evidentemente l'incolumità dei cittadini in fatto di salute non è che interessa molto alla nostra osservatrice, perché è stata una di quelle che si è battuta per non modificare i limiti di amianto, proprio con la scusante che i lavori del Terzo Valico avrebbero subito dei costi talmente eccessivi che sarebbe stato impossibile portarli avanti, che è la cosa che noi diciamo da anni. Cioè, non essendo stato inserito nel progetto originale la parola amianto, i conti sono stati fatti senza tenerlo in considerazione. Quindi sappiamo che in realtà in un'opera del genere i costi per lo smaltimento dell'amianto sono talmente elevati che se non raddoppiano ci siamo molto vicini. Il problema qual è? Che tutti questi, nel frattempo, tutte queste rocce che sono state trovate, che sempre secondo COCI sono comunque al di sotto della soglia, sono state trasportate un po' in tutta la provincia, in tutti i siti, Novi, Arquata, Libarna, Pozzolo, quindi sono state disperse, abbiamo visto, oltretutto c'era bel tempo, a parte le piogge che sono venute nell'ultima settimana, ma quando sono iniziati questo tipo di lavoro il tempo era buono, il materiale era bello secco e polveroso, quindi i camion hanno girato, potete vederlo tutti quanti camion girano per la provincia, potete vedere quanti sono sigillati e quanti invece sono completamente scoperti. Quindi sono stati distribuiti in tutti
i cantieri, perché oltretutto c'è anche questa particolarità del cantiere del Terzo Valico, che è considerato come un solo cantiere, cioè da Genova a Rivalta viene considerato un cantiere unico, quindi quando si tratta di smaltire, secondo il decreto ministeriale, le terre da scavo in cantiere, quando è permesso, vuol dire che io le posso prendere a Genova e tranquillamente portare a Pozzolo, perché il cantiere è lo stesso. Non ci sono stati controlli sulla qualità dell'aria, dovevano esserci una centralina ogni chilometro dove si spostavano i camion, questo non si è visto, ed è stata rilevata la presenza d'amianto nelle varie cave. In più c'è anche un'altra cosa che ci ha fatto riflettere in questo periodo, non so se, penso, la maggior parte di voi avrà visto il servizio delle Iene su Italia 1 che riguardava il Terzo Valico. A un certo punto, nelle interviste che Pecoraro, che Gaetano Pecoraro faceva ai camionisti, chiedendogli da dove arrivavano, stavano portando il materiale, eravamo nel Basso Pieve, e alcuni arrivavano da Pozzolo e altri arrivavano, per esempio c'era un camion che arrivava da, ve lo dico subito, avevo scritto da qualche parte, Formigliana, che è un posto vicino a Biella, quindi vorremmo sapere anche noi se questo fa parte del progetto, cioè andare a prendere materiale al di fuori dei cantieri del Terzo Valico per portarlo alla Pieve. Oltretutto, in questo, l'unica particolarità di questo paese vicino a Biella è che ha una centrale a carbone e una discarica relativa delle scorie della centrale. La ditta che se ne occupava è già stata condannata per traffico illecito, quindi diciamo ci sono anche dei meccanismi, delle storture che fanno pensare che a un certo punto qui venga portato di tutto e da tutte le parti basta riempire. Niente, io non ho altro da aggiungere, se Francesco vi illustrerà molto bene la situazione. Speriamo. Dei vari cantieri. Sì, cerchiamo di fare un attimo un po' il riepilogo partendo da un passo indietro, perché il problema dei cantieri è emerso circa una settimana fa guardando il sito degli osservatori ambientali. Il problema delle pietre verdi noi ne parliamo praticamente da sempre. Con gli arresti del 26 ottobre sono uscite fuori delle intercettazioni nelle quali c'era il tentativo di utilizzare sia la pietra verde come scusante per buttare fuori una ditta non amica. Però nessuno entrava metteva in discussione la possibilità che si infiltrassero le pietre verdi all'interno del cantiere, non era quella la preoccupazione, e soprattutto per quanto riguarda il cantiere di Libarna c'è un passaggio in cui Marchetti, che è della ditta della Oberosler che lavora all'interno di Libarna, e Pagani, che è il direttore generale di COCIV, dicono, praticamente Marchetti gli dice: no, non è materiale da rilevato, però da lì sarebbe nato il rilevato è quello dove dovrebbe passare la ferrovia, ma quello è il materiale ed aveva qualche pietra verde, un po' più grossa, verde, quindi il discorso tra i due inizia con qualche pietra. Pagani incalza dicendo: ma qualche? E Marchetti risponde: primo, ma sì, ma Ettore alla base 10 metri, e lì siamo messi una settimana a tirarla via una a una, quindi da qualche pietra verde hanno comunque impiegato le ditte che stavano lavorando per tirarla via da questa intercettazione una settimana, quindi vuol dire che quantomeno un'altra settimana è stata conferita se poi hanno dovuto toglierla. Ora, in tutto questo, ARPA, ASL sono state convocate, i sindaci sapevano che c'è stato questo movimento in ingresso e uscita di pietre verdi, tali che hanno ritenuto, perché da un'altra parte dicono si vede che è verde e la gente ormai sa cosa vuol dire che ci sia la pietra verde, dovuto toglierla loro. Qualcuno ha fatto delle analisi, dei controlli esterni, ma andiamo oltre. Questo qua era quello, il primo problema che c'era emerso leggendo le intercettazioni. Gli osservatori ambientali, se guardate il sito, che è quello, la schermata riportata qua sotto, vediamo una marea di queste stelline sul blu-viola che sono indicative della presenza di amianto al fronte in cantiere. Amianto o pietre verdi, restano sempre nel doppio gioco di parole. E li abbiamo sul cantiere di Radimiro, sul cantiere di Radimiro Moriassi, che è quello a fianco, sul cantiere di Libarna e sul cantiere di Fraconalto, la Castagnola. Quindi abbiamo quattro punti in cui stanno toccando, di cui tre praticamente hanno appena iniziato, i due di Radimiro Moriassi e Libarna a scavare,
ed è subito saltato fuori la presenza di amianto, ben prima di quello che annunciava la regione, che avrebbe lasciato, secondo la previsione, addirittura qualche chilometro prima di trovarlo. Quindi pronti via, si è subito trovato. Che fine ha fatto questo? Beh, visto che ci sono dei siti di deposito che in questo momento non è mai stata accertata la presenza di amianto e vengono sempre dall'osservatorio ambientale indicati come presenza di amianto in questi siti, vuol dire che da dove è stato estratto è stato portato lì, perché non ci sarebbe motivo per scrivere che i depositi di Novi, Libarna, Pozzolo, quello temporaneo, e la cascina clara e buona di Alessandria contengono pietre verdi. Ora, se andiamo a vedere il dettaglio dei cantieri, per quanto riguarda i cantieri operativi si apre una scheda che dà qualche informazione in più. Tanto premetto, sono informazioni che sì ci sono dei campanelli d'allarme, ma sono ben lontani dall'essere quel costante monitoraggio, informazione e manipolazione che continuavano a vantare. Cioè non abbiamo un'informazione particolare e non abbiamo accesso soprattutto a uno storico di quei dati. I dati sono aggiornati, l'abbiamo riscontrato in questo periodo perché c'era una presenza il 23 e ora l'hanno aggiornata al 28, quindi c'è l'ultimo dato riscontrato, ma non sappiamo la storia indietro, quante volte hanno fatto il controllo, quante volte l'hanno trovato e con quali valori. E soprattutto parlano sempre di un valore al di sotto del limite di legge, quindi per loro che sia sotto i 1000 mg è sufficiente per conferirlo come materiale di risulta, quindi senza particolari accorgimenti. Non ci dicono quel sotto 1000 significa tendente a 0 o tendente a 999, che è proprio il limite che scatta oltre. Quello non ce lo comunica. Noi vorremmo sapere punto per punto quanto è, chi ha fatto i controlli, come è stato accertato e quali provvedimenti hanno preso. Sui cantieri operativi, dicevo, si può aprire una scheda un po' più dettagliata. Il primo informazione che danno è sì, presenza di amianto al fronte, e dovrebbero essere qua sotto le schede, c'è quella specie di lancetta che indica tra basso, alto e alto rischio, e per i cantieri che vi ho nominato, i depositi, la lancetta punta tutta su alto. Ora, per i cantieri abbiamo un'ulteriore scheda, per i siti di deposito no, quindi ci dobbiamo accontentare che l'informazione che dice presenza di amianto o pietre verdi e rischio, attenzione, alta. Andiamo sulle schede dettagliate e in queste schede dettagliate vediamo informazioni che sono praticamente riassunte in quella tabella che dovrebbe essere qua, dove c'è Arquata, i due cantieri, Serravalle e Fraconalto, parlo dei cantieri operativi dove stanno scavando. Per quanto riguarda l'aria, secondo loro l'indice è normale, di normalità, ma il grado di vigilanza posta è alto per tutti e quattro i cantieri. Quindi abbiamo un alto grado di vigilanza e specificano rinvenimento di amianto al fronte, sì, per Arquata l'11 novembre, poi per l'altro di Radimiro Moriassi 25 novembre, ma c'era già, questo qua è stato aggiornato di ieri, perché c'era già il 18, per quello che vi dico, non abbiamo lo storico. Noi combinazione siamo andati a vedere venerdì e diceva il 18 che avevano trovato e oggi dicono che anche il 25 l'hanno trovato, quindi però sul sito troverete solo il 25, quindi l'ultimo dato. Questo cosa lascia pensare a un osservatore che non si pone la domanda? Che l'hanno trovato per la prima volta il 25, no, l'hanno trovato il 25, l'hanno trovato il 18, e quindi chissà quante altre volte prima e non l'hanno detto, o l'hanno detto e l'ha scritto ma è stato cancellato. Noi vorremmo avere accesso a tutte quelle informazioni, perché quelle informazioni, ma non noi come cittadinanza, tutti devono avere accesso a quelle informazioni, tutti devono poter maturare le proprie riflessioni e i propri dubbi. Non devono essere lasciati a un'informazione generica e che arriva dall'alto per condizionare le idee che tutto vada bene. La cosa assurda è che Fraconalto, che noi avevamo già segnalato che erano sospesi i lavori e ora da Alessandria News sembrerebbe che siano sospesi per amianto, quindi c'è la conferma che la presenza di amianto. La cosa assurda è che questa bellissima scheda che dovrebbe dare informazioni dice che amianto al fronte non ce n'è, ci sono le pietre verdi, quindi un po' salta tra la pietra verde e l'amianto. Ora, tecnicamente amianto è più pericoloso che pietra verde, perché pietra verde può contenere amianto, l'amianto contiene amianto e non ci scappa. Su Arquata e Libarna c'è presenza di amianto e non sono fermi i lavori. A Fraconalto dicono che non c'è amianto, ma pietre verdi, però hanno fermato i lavori. E apprendiamo leggendo che il sindaco direbbe che quattro volte il limite di Fraconalto
quattro volte il limite di legge, quindi 4.000 mg. Allora, cosa succede in tutto questo? Altro dato che si legge sulla scheda è la concentrazione, quel famoso discorso dei 1.000 mg per chilo di roccia che sarebbe tollerata. Dunque, per Arquata e Libarna dicono che è inferiore ai 1.000, appunto non dicono quant'è. Per Fraconalto c'è un trattino, quindi non c'è questo esame o comunque non ce lo vogliono comunicare. Hanno fermato un cantiere e il sito che dovrebbe dare informazioni omette l'informazione della concentrazione, quindi sapere quale. È una cosa assurda. L'altra cosa assurda è che su Radimero rischio alto e c'è un rilevamento di fibre nell'aria, comunque sia del 20 novembre, quindi abbastanza aggiornato. Per Radimero Moriassi e Serravalle, che dicono che loro stanno ponendo altissima attenzione per quello che sta succedendo, che dicono che c'è dell'amianto al fronte, abbiamo il rilevamento di fibre per Arquata il 14 luglio. 14 luglio, cioè siamo a 4 mesi fa, e per Serravalle il 9 giugno, quindi ancora di più, siamo a 5 mesi fa. Cioè, hanno trovato l'amianto al fronte, dicono che pongono un'alta tensione e la tensione della centralina e il rilevamento è aggiornato di 5 mesi indietro. E quanto amianto sta girando di fibra adesso? Ce n'è tanto, ce n'è poco, i dati devono essere dati tutti. Tutti e tutti devono sapere, e i sindaci devono essere informati. Dunque, le operazioni sono ancora in corso ad Arquata e Serravalle, sono sospese fra Fraconalto. Diciamo, tutti devono essere informati. Ora, dalla scheda, se andate a vedere, ci dovrebbe essere lì, ci sono gli adempimenti che dovrebbero compiere. Ora, quando devono compiere non è ben chiaro se devono compierli, se sforano i 1.000 o se non sforano i 1.000. Sta di fatto che loro dovrebbero fare comunicazione alla ASL, dovrebbero fare un piano di lavoro, dovrebbero fare comunicazione all'ARPA, dovrebbero fare la PEC entro 24 ore, a sindaci, eccetera. In tutte queste schede troverete che non è stato fatto niente. Quindi tutte queste comunicazioni in base alla scheda dell'osservatorio non c'è nulla. Allora, se determinati adempimenti devono essere fatti, se li avete fatti, scrivetelo, perché altrimenti la conferma che quel sito, come dicevamo, non serve a niente ed è soltanto fuffa per far credere che loro stanno cautelandosi sul problema della popolazione. Se non l'avete fatto è ancora più grave, e i sindaci devono darsi una sveglia e devono andare a chiedere perché non avete fatto le comunicazioni che dovete fare. ARPA come può andare a fare un controllo, ammesso che ne abbia le risorse, visto che anche alle Iene, quando vanno a parlare, continuano a dire che non ci sono i mezzi economici per poter controllare tutto, ed è lasciato al controllore. Ma se allora il controllore non gli avvisa, loro si muovono comunque. Noi stiamo facendo una comunicazione adesso a mezzo stampa e stiamo dando informazioni, e abbiamo scritto sul sito e non più volte lo ripetiamo, ma chi è che deve andare a sollecitare ARPA per un intervento? Perché in teoria potrebbe anche partire autonomamente, e nel momento in cui ci sono situazioni di pericolo andare a controllare e rendicontare, perché non ci basta sapere che poi sono stati fatti dei controlli, come è successo adesso per quanto riguarda la regione Piemonte, che avevano bloccato il sito La Rossa ad Alessandria della Cascina Clara e Buona perché era esondato, e il COCI che voleva andare avanti perché aveva un documento della regione che gli diceva che visivamente e olfattivamente non c'era il problema, e ha lasciato a COCI di andare avanti a fare le altre certificazioni su quel che andava bene. Questo si legge tra le righe dell'ordinanza della Rossa, che non andava bene questo tipo di discorso. È ovvio che non va bene. Non si possono fare sull'amianto, che è una cosa che, a quel che mi risulta, mi confermi, non ha odore, e la fibra è piccola e non si vede a occhio nudo, fare un rilievo visivo ed olfattivo. Vuol dire, come si dice, trovare soltanto una scusante per dire fate e io mi giro. Quindi tutti quelli che devono fare i controlli devono andare a fare i controlli, devono renderli pubblici e devono permettere a noi, a tutti, di fare le loro controosservazioni e dire se sono stati fatti più o meno bene e rispondere eventualmente alle domande aggiuntive. Ora, cosa si legge? Si legge, da sempre su Alessandria News, che i sindaci si rivolgeranno alla dottoressa Romano, commissario del Terzo Valico, per chiedere chiarimenti, perché la situazione sembra preoccupante. Bene, in bocca al lupo e buona fortuna, perché vanno a chiedere proprio alla dottoressa Romano che, quando c'era lo studio di creare il nuovo decreto per la gestione di terre e rocce da scavo, questo decreto qua voleva passare a 100 mg per chilo il grado di pericolosità della presenza di amianto nella roccia. Ora, c'è un'osservazione che risale a marzo, scritta, depositata alla Camera della dottoressa Romano, quanto commissario al Terzo Valico, in cui
e ce l'ho, sono riportato in fondo, quindi lo potete vedere, esprime le criticità a questo decreto per il fatto soprattutto dei 100 mg. E queste criticità sono sostanzialmente legate a problemi di costi per le aziende che dovrebbero poi a quel punto essere gestire in un modo particolare il prodotto, costi, ritardi per il terzo valico perché mani a gestire correttamente rallenta l'operazione, costi di contenziosi che potrebbero instaurarsi, costi che verrebbero che sono stati stimati da RFI tra i 300 e i 600 milioni per quanto riguarda il terzo valico per gestire diversamente, però specificano anche tra le righe costi che andrebbero a carico dello Stato perché non se li assumerebbe il general contractor. Quindi il general contractor, che è quello che ha ignorato la presenza di amianto negli studi, che è quello che ha fatto lo studio di fattibilità costi-benefici, che ha determinato quanto potrebbe costare l'opera, ha pensato bene, quindi per tenere l'opera ad un prezzo accessibile, per quanto siano accessibili 6 miliardi e 2, che poi hanno dovuto trovare tutte le soluzioni dei lotti costruttivi non funzionali per poterselo permettere, perché comunque non ci riuscivano, l'amianto è rimasto fuori, sapendo che c'era. Ora, se leggerete tra le righe, questi costi qua eventualmente sono a carico dello Stato. Quindi 6 miliardi e 2 non comprendono come facevano a sapere senza costi ulteriori, che in alcuni casi è stato detto, la gestione dell'evento non c'è problema, sono costi ulteriori, escono fuori. Per quanto poi RFI dica tra 300 e 600 milioni, e a noi da uno studio un po' fatto così, lo mettiamo spannometrico, nel senso che le misure, le distanze, le problematiche sono diverse, con un confronto con la Valsusa, che ne aveva soltanto 400 metri di problemi, quel costo lì sarebbe quantomeno intorno al 1,5 miliardi, ad andare di più a gestire correttamente l'amianto. E questo era solo per la presenza di amianto in base ai dati della regione, quei dati che guardavano i 1000 mg, non i 100. Immaginiamoci quei 100 mg cosa possa venire a costare l'opera. Ora, in tutto questo poi ha detto sì, dobbiamo preoccuparci della salute dei cittadini dobbiamo mettere dei sistemi di sperimentazione, quindi scopriamo che non esiste un sistema acclarato per gestire l'estrazione di amianto in sicurezza, ma faranno della sperimentazione sul terzo valico. Quindi per transizione faranno della sperimentazione sui cittadini delle valli interessate del terzo valico. Quindi procederanno in un determinato modo, controlleranno se tra lo scavo, passaggio di camion, fibra, dispersione ci sono problemi o meno, e questo lo faranno sulle nostre spalle. Se tutto va bene, va bene tutto. Se tutto va male, qualcuno, cioè noi, ci rimetteremo in salute. E terranno le loro conclusioni accademiche, ma ce ne faremo assai poco dopo. Dicono che precautelarsi, però in tutto questo non andrebbe bene il sistema di misurazione del decreto 161, quello esistente prima sul metodo di campionamento e analisi della matrice, ma dovrebbe essere fatto un nuovo sistema concordato con le ARPA, che però sono in contenzioso, che sarebbe più cautelativo e più preciso. Allora, tutti questi dati che avete visto, quindi, perché di questo cosa è successo? Che a seguito di queste osservazioni il decreto è stato sì corretto, quindi i famosi 100 mg sono spariti dal decreto e sono rimasti i 1000 che dicevano prima. Questi 1000 mg continuano a esserci, ma delle osservazioni che sono state fatte, il discorso che non va bene il decreto 161, il decreto ministeriale, quello invece è rimasto, per cui tutti questi dal valore che vedete, le analisi, i metodi che dicono che non c'è pericolo, sono fatti in base a quello che era l'unica parte di suggerimento che diceva però non andrebbe utilizzato quel sistema. Anche il discorso che dicono che sono sotto i 1000 e non sappiamo se sono 100, 200 o quanto, è sempre un discorso che non è che ci si inventa così le ARPE, sembra che sia il frutto, sempre leggendo questo documento, quindi la dottoressa Romano lo sapeva, ma evidentemente l'ha poi andata a ignorare, un'interrogazione della provincia di Milano all'Istituto Superiore della Sanità, che consigliava come valore cautelativo i 100 mg. Quindi l'Istituto Superiore della Sanità, che se vogliamo dire che in Italia possa contare ancora qualcosa, dà un parere, quel parere lì mi preoccupa molto di più che non quelli che realizzano l'opera, quelli che la sponsorizzano come politici, quelli che dovrebbero fare l'interesse della popolazione come il commissario e non lo fanno, che dicono che invece è meglio utilizzare 1000, perché l'Istituto Superiore della Sanità se consiglia 100 e le ARPA sono d'accordo per questo 100, vuol dire che tra 100 e 1000 c'è una differenza di problema, e quella differenza è questione di salute, perché poi dopo questo materiale viene conferito in delle zone che sì, tra le proposte che poi dopo non sappiamo chi ne ha fatto, che dicevano dovrebbero essere mappate
per essere zone off limits e mai più utilizzate. A parte che mi pongo il problema come la zona della norma nell'otta possa essere un domani dichiarato off limits tutta quella superficie, quindi già lì è un pochettino strano. Ma poi sappiamo in Italia come vanno, cioè dichiarano oggi off limits e non è... e domani lo tolgono. E l'altra cosa è che uno dei motivi, e qua c'è quasi da ridere se non fosse per il problema della situazione, per cui non voleva l'abbassamento a 100 mg, è che altrimenti c'è il rischio di infiltrazione della criminalità nel trasporto terra. Cioè, abbiamo un sistema per cui legalizziamo lo smaltimento di amianto per evitare che ci siano infiltrazioni. Cioè, in altri casi uno si pone il problema di legalizzare altri tipi di sostanze per evitare il traffico, il contrabbando, eccetera. Ai tempi c'era con le sigarette, si era posto il problema. Adesso si fa lo stesso con l'amianto, diciamo non abbassiamo l'accento perché altrimenti si favorisce l'appetito di chi fa le malversazioni nel movimento terra. Come se adesso il movimento terra fosse tracciato tutto, sapessero esattamente dove arrivano. Davide aveva appena detto l'esempio delle Iene, che queste arrivano da zone che non si sanno, e conferiscono tutti nello stesso posto, un po' dappertutto conferiscono lì. Voglio vedere chi è in grado un domani di andare a dire che in quel metro cubo è arrivato il camion dalla Liguria piuttosto che non da Biella, piuttosto che da altre parti. Qua siamo all'assurdo, che ci prendono in giro con affermazioni, dire che tutto funziona, tutto è controllato, e tutto controllato sono informazioni che tra di loro sono contraddittorie, quindi non si cautelano neanche di essere almeno coerenti in quello che dicono e in quello che fanno. Questo qua è un problema che è sicuramente di salute, è un problema su cui noi, ma anche voi come giornalisti, visto che comunque siete direi tutti della nostra zona, vi dovete porre domande, ovviamente non prendere per oro colato quello che vi diciamo, ma vi stiamo fornendo tutti, diciamo, gli elementi dove poter andare a controllare quello che dicono, perché è un problema di salute, è un problema di salute che se non per noi, che vedo che più o meno abbiamo tutti un'età che è sopra i 40, quindi direi che non è... però figli, nipoti sono quelli che un problema che prendessero l'amianto adesso, vediamo la situazione attuale, se lo potranno per 30 anni, in situazioni che sono tremende, perché morire del problema di amianto è una morte terribile, è una morte che non lascia neanche la soddisfazione, se può esserci, della vendetta, perché vedete cosa sta succedendo con Casale, non c'è neanche la soddisfazione da dire chi è responsabile paga, perché tra prescrizioni, sistemi giudiziari per cui si sbaglia il capo di imputazione, non si può più ripetere, gente che ci marcia e tutto, quello che resta è la vittima, ma il colpevole non si riesce mai andare a trovare. Quindi noi abbiamo fatto il punto oggi per riuscire a mettere e sperare di chiarire qual è la posizione, perché si è arrivati a un punto che non è un punto di non ritorno dopo quello che è successo con gli arresti di Incalza, e non c'è stato il sollevamento d'opinione dopo quello che è successo con gli arresti dei vertici di Cocevi. Chi ha studiato l'opera, chi l'ha realizzata, chi l'ha proposta, chi ha detto i costi, chi ha detto che era giusto farla. E per dire che l'Europa non ci ha mai messo becco in questo discorso, perché era un discorso ancora che risale ai tempi della Vincenzi, e andiamo a vedere pure anche i problemi che ha eventualmente la Vincenzi in questo periodo, che aveva fatto la lettera all'Europa chiedendo che venisse dichiarata come prioritario il Terzo Valico, perché noi eravamo pronti, l'avevamo già preparato e avevamo i soldi nostri. Quindi è tutto un castello che ogni giorno che passa vediamo che c'è qualche attore nuovo che in un concerto molto allargato ha creato un'opinione pubblica di persone che poi tutto sommato sono normalmente disinformate, che ritengono l'opera necessaria e importante. Non serve a niente, serve soltanto per arricchire qualcuno e per fare ammalare qualcun altro, e purtroppo quel qualcun altro siamo noi. Quindi boh, direi basta, massima attenzione. È stata qualche altra iniziativa, oltre a dirlo noi, per bloccare questa cosa? Che è stato... Noi di sicuro faremo le solite iniziative che sono nelle corde del movimento, quindi valuteremo insieme anche con Genova, perché non dimentichiamoci che quello che stiamo dicendo come pericolo è una cosa che non è più fantasia dei notab, è una realtà che l'abile gestione da parte del comitato di Genova, di Isoverde, ha messo alla luce Cravasco, cioè, lì a Cravasco poi ha indagato la procura, ma avevamo le famose centraline, perché ora ecco, vi apro anche una parentesi sulle centraline, vi dicono che ci sono le centraline per stare tranquilli. Ora, queste centraline sfruttano un sentimento NIMBY, servono messe intorno al cantiere per dire che va bene la,
la cosa che l'aria lì è buona. Mettiamo pure che rilevino il dato corretto. Questo è un problema circoscritto all'estrazione dell'amianto, però nel momento in cui la centralina per qualche motivo non si attiva, vuoi perché irrorano lo smarino, perché sta piovendo, perché è sotto vento, perché spezzano la roccia in due parti, che va bene, che in quel momento non sta sfriando fuori le fibre, viene caricata sul camion, viene conferita altrove, quell'altrove lì ormai è uscita fuori dalla cintura di monitoraggio e comincia a fare dei giri, dei cicli, che non si sa più dove va a finire, cos'è. Però è uscita dichiarandola non problematica, perché l'autocontrollo è fatto all'interno. Il discorso della misurazione col decreto 161 non, ha un margine di errore che lo dice l'ARPA al 98%, quindi può scappare il camion e ne possono scappare a questo punto il 98% dei camion. Le fibre per qualche motivo non vengono prese, vanno in deposito poi possono essere triturate, frantumate, spolverizzate, quello che è, e non c'è più nessuno che domani va a controllare, perché è tutta belle idee quelle di dire mappiamo i siti, facciamo, controlliamo, perché poi nella realtà sappiamo che siamo in Italia, le cose non si fanno, si dicono ma non si fanno. E tra questi siti ricordiamoci, ad esempio per quanto riguarda Novi, che c'è quello della Pieve, che è a ridosso della Pieve, a ridosso del centro abitato. Quindi sono zone che sono vicine. Quindi, tornando alla domanda, a Genova hanno dimostrato che questo pericolo c'è, questo pericolo è concreto, e che saltando la centralina l'hanno conferita in cava con valori superiori a quelli di legge, poi sempre col discorso che ARPA lo misura in modo più cautelativo e COGIM invece quello più, chiamiamolo, liberale o di liberi tutti. Come iniziative sicuramente concorderemo su quelle per quanto riguarda le presenze ai cantieri, manifestazioni, prese di sensibilizzazione di coscienza, e valuteremo quello, lo valuteremo all'interno dei nostri coordinamenti, perché sicuramente la presenza dei cantieri sono, diciamo, diretta delle opzioni sul piatto, cioè nel senso quelle le classiche che noi facciamo, può essere la presenza al cantiere, può essere, diciamo, nel punto in cui c'è un blocco di un cantiere, una presenza, cioè. Quindi non escludete anche i blocchi, insomma. Noi non escludiamo in questo momento niente, perché in questo momento si è in una situazione, e sia ben chiaro, che dopo quello che è successo non c'è più la zona grigia, cioè o si è con noi contro il terzo valico, o si è con chi vuol fare il terzo valico e portare tutto il resto della devastazione. Non c'è più il dubbio, forse non hanno capito che è un mondo fatto e voluto da corrotti, perché ci sono stati gli arresti dei vertici di chi faceva l'opera, del general contractor. Quindi non è più un mondo in cui sì, dicono loro che c'è l'amianto, ma forse non c'è l'amianto, perché l'amianto c'è ed è attestato, è visto, c'è nelle intercettazioni, che non era una preoccupazione la presenza, ma era semmai sfruttarlo per far comparire o meno i nemichetti. Ok? Quindi non possiamo noi girarci dall'altra parte come stanno facendo i sindaci, noi non l'abbiamo fatto, non lo faremo mai, noi andiamo avanti con le solite metodologie, che saranno quelle dei cantieri, saranno anche quelle di mettere queste argomentazioni per iscritto e fare, diciamo, gli esposti come abbiamo già fatto, perché non dimentichiamoci che la Corte dei Conti non c'è più risposta, ma sembra sempre pendente, nel senso che c'era la questione dell'amianto, la questione dell'amianto era stata sollevata già anni fa, quando ancora non si parlava, questi poi ora dicono costano di costa di più, lì c'è sempre pendente, quindi se la Corte dei Conti volesse andare a ridarsi una sfogliata a quello che le abbiamo detto, ora troverebbe la conferma tutto. E quindi, diciamo, insistiamo anche su questo, anche se poi sembra che purtroppo l'Italia, diciamo, il prurito del pettegolezzo sia più sul corrotto che sulla salute delle persone. Però ci sono anche soldi che poi va a costare l'opera, e il rischio è quello dell'abbandono. Abbandono di cantieri che a questo punto i depositi sono contaminati, perché lo dicono loro, che c'è la pietra verde, e rischiano di rimanere lì, quindi mezzi aperti, mezzi chiusi, non si sa poi se vanno avanti o non vanno avanti. Il nostro obiettivo è arrivare alla chiusura dei cantieri e ovviamente a utilizzare tutti i soldi che a quel punto verrebbero risparmiati per opere più importanti, a partire dalla messa in sicurezza dei cantieri e completa bonifica. Sì, un'ultima cosa che si lega a quello che diceva Francesco, il discorso del stare da una parte o dall'altra, no? Adesso abbiamo visto che da oggi, dal 1 dicembre, la direzione dei lavori del terzo valico passa direttamente a RFI. Quindi COCI viene escluso in questo caso. Però voi andate nei cantieri
fate un giro nei cantieri e vedete che ci sono le stesse identiche ditte che sono state inquisite non più di 20 giorni fa, la Ciprini, l'Arquata, la Lande lavora sotto la Pieve, la Lara lavora anche lei sotto la Pieve, quindi abbiamo tutte le ditte inquisite nonostante sia cambiata la direzione del lavoro, a dimostrazione che questi lavori non per questa cosa, per molte altre cose. Voglio dire, la sostanza non cambia, no? Non è un problema di direzione lavori o di commissariamento del COCI. Noi l'unica proposta, l'unica diciamo via che, sulla quale può esserci un tavolo di discussione è quella di dire va bene, commissariamo tutto, ma chi commissaria dovrà semplicemente mettersi lì a ripristinare nel modo più controllato possibile, ripristinare le zone come erano prima dell'inizio dei lavori e chiudere la partita del terzo valico. Cioè noi non abbiamo la pretesa di intervenire sui lavori, giudicare se siano fatti bene, se sono fatti male, dare dei suggerimenti per come devono essere fatti. Noi partiamo dall'opzione zero, cioè l'unica cosa su cui si può discutere, l'abbiamo detto anche alla Yolanda Romano quando voleva in Camera Caritatis confrontarsi con le varie realtà, abbiamo detto noi siamo disponibilissimi a confrontarci con l'osservatorio, basta che ci confrontiamo in un'assemblea pubblica con i nostri tecnici, mettiamo sul piatto tutto a partire, noi partiamo dall'opzione zero. Poi, infatti ci ha risposto Picche. Non c'è stato perché l'opzione zero perché appunto non si è accettato il fatto di confrontarci pubblicamente. Noi non abbiamo mai avuto rapporti segreti in qualche camera con qualcuno. Noi tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo sempre fatto in assemblea, pubblicamente, di fronte alle persone, chiunque poteva parlare, dire la sua. Non abbiamo mai avuto, e poi la paura è quella che finisce, cioè ti dico, finisce in gazzarra se ci siamo anche noi. Non è diciamo mai stato così. L'unica volta che l'ho vista finire in gazzarra non è stato per colpa nostra, era quando si accumulare di nuovi, che tanto l'opera si fa, mettetevi il cuore in pace, sai dire benissimo chi l'ha detto. Esatto, quindi tutto. E ancora una precisazione, sì, mi riaggancio al discorso che ora passa il RFI, non dimentichiamoci, lo potete verificare andando in qualsiasi cantiere sulla zona, sui cartelli di cantiere, che non è che fino ad oggi RFI, o meglio Italfer, era estranea la cosa, perché c'era di tutto quello che è successo, è avvenuto sotto l'alta alta sorveglianza di Italfer, che è quella nei cartelli. Quindi ora possiamo raccontarcela come vogliamo, possiamo dire quello che vogliamo, la domanda è, questi qua hanno fatto quello che hanno fatto in base alle intercettazioni, in base agli arresti che ci sono stati, e l'hanno fatto sotto l'alta sorveglianza di Italfer, che quindi di chi ci lavora sotto, nella migliore delle ipotesi, ma si accorge del casino che deve andare, nella migliore delle ipotesi. Quindi si sta organizzando praticamente una strage di Stato. Si sta organizzando una strage di Stato. Sì, ma poi RFI non era mica convinta di queste opere qua, per quanto poi dopo politicamente devono reggere il temifero. Moretti, che era Moretti, il terzo valico non serve, non è... L'Europa stessa lo dice, infatti non ci ha dato mai, ma continuano a darle via. Sono una madre del criminale, cioè questo possiamo dirlo, oppure ci accusano. Se avete altre domande, se no vi ringraziamo. Io mi scuso, devo scappare. Grazie, arrivederci. Ciao. Se non c'è altro, noi ci diremo qua. Grazie.